Oggi siamo in compagnia di due ospiti speciali, possiamo dire di due artisti. Allora, se vi presentate, posso presentarvi anch'io, ma se lo fate da soli forse è meglio per chi vi ascolterà. Allora, iniziamo. Beh, niente, sostanzialmente noi ci formiamo, prima di tutto il nostro è un legame affettivo e un legame, diciamo, simbiotico dal punto di vista artistico e dal punto di vista esistenziale della vita del quotidiano di tutti i giorni, è la condivisione dell'esistenza. Dal mio punto di vista io posso partire con un discorso che non può prescindere da quella che è la mia formazione. La formazione a carattere diciamo umanistico, la quale abbraccia gli aspetti artistici e l'arte nella sua, diciamo, molteplicità. In particolare oggi come oggi l'arte contemporanea, per la quale io molto umilmente e modestamente mi presto come critico, ovviamente con i miei limiti o con i miei pregi, a livello sia diciamo nazionale, locale e devo dire internazionale, cercando di interpretare tra l'altro in un tempo che vivo. Cosa significa questo? Significa che oggi fare il critico in un tempo in cui si vive, cioè in cui si è partecipi, non è come storicizzare la critica. Cioè una cosa è criticare ciò che si fa ora, cioè è una sorta di osservazione partecipante, a carattere quasi antropologico, è vero, che chiaramente ci porta a un'interpretazione assolutamente soggettiva, nella quale non esiste la storicizzazione. Ecco perché nel mio imprinting comunicativo tendo sempre a non utilizzare una matrice, diciamo, materialistico-dialettica, né struttural-funzionalista, ma assolutamente legata all'esistenzialismo, cioè all'esistenza di questo tempo e di questo spazio nel quale noi siamo coinvolti e il quale viviamo. Tra l'altro spazio, diciamo, è vero, assai contraddittorio per quanto riguarda quella che è l'evoluzione storico-culturale di questo periodo. Allora, allora abbiamo sentito il primo ospite che è Gianni Serra di Sassari, critico d'arte, ed ora passiamo alla sua compagna. Moglie, Dora Elisa. Ecco. In questo contesto, un contesto di un'opera d'arte, una galleria, una semplice mostra, ho potuto incontrare quello che sarebbe stato il mio futuro marito. Per me è stata un'emozione non grandissima, anche se non è stato subito un colpo di fulmine, ma questo mondo dell'arte mi ha permesso di entrare a capire più profondamente le persone, perché mi sentivo come se fosse un mondo che gli altri non sentono, io non sento e non sentono neanche quello che sento io. Lui, casualmente, osservando una mia opera, ha sentito tutto. Ma poi, questo lasciamo stare, ci siamo rincontrati in un altro contesto. In quest'altro contesto abbiamo condiviso le nostre idee, i nostri mondi, di voler gridare al mondo la nostra fantasia, come nell'antichità c'erano i giornalisti, tra virgolette, che praticamente descrivevano un'opera, una guerra. Noi siamo gli artisti, lui è lo scrittore. Discutiamo ogni mattina di ciò che osserviamo nel mondo e io rappresento ciò che vedo nel mio mondo adesso attuale e lui descrive la sua visione, la sua ottica. E siamo la coppia così. Quindi possiamo dire, pur vivendo tempi difficili, avete la fortuna di condividere le vostre idee e di vedere il mondo con la stessa ottica? Il mondo con la stessa ottica non è mai con la stessa ottica, ma ci avviciniamo molto, come le due linee che vanno all'infinito, ma non sono praticamente così, sono così. Convergenti. Convergenti. Quindi ci avviciniamo nei pensieri e magari lui mi legge già dentro ciò che io sto conoscendo, ci viene naturale, ma non abbiamo mai le stesse idee. Insomma, ma veniamo alla fine
a ragionare alle stesse idee. Io sono testarda, deve aiutarmi lui a, ragionare. Diciamo che sarebbe un po' banale convergere, diciamo, per linee, diciamo, parallele. D'altro canto, la creatività e lo stimolo, da un punto di vista psicologico, nascono anche dalla diversità. La diversità consente, appunto, attraverso poi una sintesi, un confronto, a volte anche aspro, a volte anche, diciamo, è vero, dialettico, conflittuale, arrivare a delle sintesi o dei sincretismi che sono assai importanti in ambito comunicativo ed espressivo. Gianni, la stessa domanda la faccio a Elisa. L'amore per l'arte, questa scintilla, quando è nata in te? Beh, il mio amore per l'arte nasce indubitatamente fin da giovanissimo, in quanto mio padre, avendo girato il mondo, posso dirlo con fierezza, essendo pittore oltre che docente, laureatosi all'Università di Pisa e poi avendo avuto esperienze sia in Francia, sia negli Stati Uniti, ma soprattutto in Germania, entra a far parte di tutta una serie di cenacoli culturali e poi ritornando qui nella nostra splendida e meravigliosa isola, ecco che trasmette a me questa passione incredibile per la pittura o per qualsiasi forma di rappresentazione artistica. E tutto ciò fa nascere una scintilla la quale mi porta a iscrivermi, tra l'altro contro mia volontà, a quello che è l'Istituto Filippo Figari di Sassari, cioè quello che si chiamava Istituto d'Arte, che oggi è il liceo artistico, con degli studi che mi portano a prendere un proficiency di 3 anni per poi iscrivermi all'università e continuare con gli studi umanistici e riscoprire questa vocazione proprio attraverso questi studi che sono trasversali, chiaramente. È vero. E poi riscoprirmi invece, non dico in tarda età, ma in un'età, diciamo, adulta, riscoprirmi come critico, considerando anche però quella che è l'appartenenza, quindi l'ambiente, le frequentazioni, dal professor Magnani, con l'istituzione a Sassari, a tanti amici in ambito teatrale, come Paola Dessì, come Romano Fodai, ne potrei citare tantissimi, per non parlare dei miei docenti universitari, come il professor Eugenio Tanda, come lo stesso professor Nicola Tanda, tutte grandissime autorità in ambito linguistico, il professor Sole, Leonardo. Quindi il mio background, diciamo, poi mi ha consentito, nel momento in cui, passati gli anni Ottanta, che sono stati in generale quelli, è vero, di una vulgata di cambiamento storico, dialettico, ma soprattutto ideologico, dove si è passati da quella che era, è vero, l'arte concettualizzata ideologicamente, a quella che invece è più una valenza di popular art, cioè di arte popolare, soprattutto legata al mercato, da Warhol in poi, è cambiato il mondo indubitatamente, sebbene non ci fosse ancora la globalizzazione, e questo poi mi ha portato a frequentare una serie di gallerie che mi hanno consentito, attraverso questo grande background, di iniziare a scrivere. E sono partito col scrivere con gli autori, diciamo, locali, e fino a finire a scrivere di autori, diciamo, posso dire, indubitatamente a livello internazionale, cosa che faccio tutt'oggi, ripeto, con modestia, e devo dire anche con grande gratificazione da parte mia. Poi non sta a me, ovviamente, dare dei giudizi, ma sta a coloro i quali i miei destinatari riguardo il mio messaggio. Elisa, sentiamo la tua storia. Allora, non diamo per scontato che l'amore per l'arte sia nato per me avendo frequentato l'Istituto d'Arte, perché comunque fu una fase della mia vita un po' particolare, un po' così, che non mi fece accettare, vedere il lato bello, semplice e tranquillo della vita studentesca, diciamo così. Insomma, io ho passato dei momenti molto difficili perché vivevo in un contesto familiare molto difficile e quindi per me la serietà era già un peso, oltre che gli studi. Vedevo tutti i ragazzi che felici, sereni, con le loro problematiche, ma non erano certo quelle che vivevo io, che sapevano anche i miei compagni.
Ma questo non ha dato per scontato che appunto diventassi un artista, perché nel mio cuore seguivo la moda non per fare io la modella, chiariamo, la moda mi dava la fantasia, conservavo i libri, i giornali di Ade, Glamour, qualsiasi cosa che avesse a che fare con la fantasia. Poi c'erano gli schizzi che grazie alla professoressa Corda mi davano il disegno professionale, mi davano gli spunti per poter creare, da lì un'idea, è spuntato questo piccolo segreto in me di poter poi diventare, sognare, perché io sognavo, chissà se potrò un giorno fare l'artista. E poi niente, poi finalmente dopo 20 anni che non volevo pitturare più, è rinato in me questo forte desiderio. Ho preso una tela e in un 4x8 ho iniziato. Lì la vita ha ripreso perché io non posso non pitturare, non descrivere ciò che vedo. La musica è fondamentale nella mia vita. Ammetto che, Madonna, adesso gli anni 80 hanno tutti comunque dato ispirazione, sì, diciamo che l'ho un po' piazzata, Marilyn Monroe, un po' tutti i balli, un po' di storia, un po' di lettura, un po' tutto, ha dato un po' questa voglia di fare un minestrone, però poi vediamo un po' di che cosa esce fuori, magari fa schifo, magari va bene, vediamo. Vogliamo sottolineare che nonostante io per un fatto deontologico è anche vero, diciamo di rispetto riguardo ai miei destinatari, difficilmente recensisco mia moglie, forse l'ho fatto una volta, ma la sua umiltà devo dire che oggi l'ha portata, e questo lo dico con grande, grande, grande piacere, a diventare un punto di riferimento dal punto di vista iconografico per quanto riguarda il suo stile personale di pittura, un riconoscimento, devo dire, europeo e internazionale, assolutamente documentabile. Se qualche giovane ci ascolta, che consiglio gli dareste a proposito dell'arte? L'arte è liberatoria, terapeutica? Che cos'è per voi l'arte? Allora, l'arte è sempre terapeutica, in quanto diciamo, e se vogliamo utilizzare un termine socratico, maieutica, cioè dalla serie toglie fuori da noi tutta una serie vero, di un po' psicanalittica, sebbene Freud la considerasse sublimatoria in determinati momenti. Il problema di oggi relativamente a questa nuova generazione di artisti, che poi siamo tutti nuovi, attenzione, non esiste l'artista il quale non contestualizzato nella loro epoca, è assai difficoltosa, anche perché oggi c'è una sorta di cesura data da quella che è una didattica che spesso le accademie, nella fattispecie, questo non solo voglio dire, questo parlo a livello internazionale, tendono a, non dico reprimere, quella che è la vocazione creativa dell'individuo giovane, in questo caso è del soggetto, attraverso degli schemi che ormai hanno trasceso quella che è la classicità. Cioè noi troviamo persone che partono col contemporaneo senza saper disegnare. E questa è una cosa che io ho vissuto proprio partecipativamente, lavorando con i giovani, trovando i giovani. Ed è un grande gap. Se consideriamo che poche accademie, a livello, parliamo dell'Italia in questo caso, fanno ancora il disegno dal vero, che è una cosa fondamentale, ma parto assolutamente con, dagli anni 80, le strutture modulari, ricorderai anche te che sei un artista, eccetera, si dimenticano invece di quelli che sono i fondamentali, cioè della classicità. Cioè, tutti quegli elementi che sono la proporzione, che sono la profondità, che sono la prospettiva, che sono diciamo l'ABC dell'arte. Ecco, partire oggi per un giovane di oggi, fare del contemporaneo, sebbene una società assolutamente mutata, globalizzata, eccetera, crea delle difficoltà notevoli dal punto di vista espressivo e comunicativo. E questo è uno dei gap, diciamo, i quali esistono riguardo i giovani e l'arte. Tu, Elisa, lo pensi uguale? Devo dire una cosa molto importante, sì, a tutti i giovani.
Noi abbiamo delle imperfezioni. È proprio dalle imperfezioni che traiamo la forza. Io non sento, veramente, non mi vergogno più di dirlo, non vivo più per non mangiare, per diventare la modella, per essere accettata dagli altri, ma ne ho fatto di questi difetti la mia forza, per me, non per gli altri. Brava. Per me, perché tramite questo non sentire mi ha permesso di approcciarmi di più alla musica, alla conoscenza, alla lettura. Distruggo le cuffie, perché sono sempre con le cuffie per sapere ogni cosa. La notte dormo poco per essere sempre un passo un pochettino più avanti, perché non sentendo devi essere più preparata degli altri. Ecco perché dico, la scuola mi ha creato un po' di ansietà, perché dovevo lavorare molto di più per essere a livelli degli altri. Tutto qui, accettatevi per quello che siete. Allora, l'ultima cosa e concludiamo questa bellissima intervista. Voi siete una coppia affiatata, sì. Si vede, non c'è bisogno neanche che lo diciate, ma esiste oggi l'amore? Vuoi rispondere tu? Esiste, io non ci credevo, ma esiste del miracolo, veramente, a volte succede. L'amore è una parola molto grossa. L'amore esiste in termini universalistici, esiste l'amore invece coniugale, esiste l'amore della coppia, esiste l'amore in termini generali. L'amore non morirà mai, in realtà l'amore effettivamente esiste. Bisogna vedere le varie forme di amore, le varie forme. Per quanto riguarda noi personalmente c'è una sinergia, un'unione che è indubbia, ma questa non ce la siamo pianificata o scelta, c'è, punto, quando le cose si trovano ci sono, e questa è una cosa meravigliosa. Poi per quanto riguarda, diciamo, l'amore in termini ideali, noi sappiamo bene che da un punto di vista bucolico, da un punto di vista, ecco, ritornando alla storia dell'arte, il cosiddetto amor cortese è puro relativismo. L'amore è condivisione, è progetto di vita ed è obiettivo comune da perseguire. Non è semplice soprattutto nella contemporaneità, questo indubbiamente. Però c'è una cosa. Noi diciamo, ci proviamo, non ci viene tanto difficile, e questo è un grande pregio. Allora, Gianni. Ho trovato un uomo che adora i miei difetti e ho detto tutto. Gianni. Beh, direi reciproco. Anche lui. Gianni e Elisa, vi ringrazio per la vostra disponibilità e per questa bella intervista, che penso possa servire a chi ci ascolta. Grazie mille. Grazie. Mario.